Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Serve un patto per il territorio in Veneto. A lanciare il progetto, che sa tanto da ultimatum, è stata l'Unione Veneta delle Bonifiche. In una tavola rotonda svoltasi in questi giorni a Padova, in cui è stata ribadita la necessità di creare una regia unica, ma coordinata tra i vari attori responsabili, per dar vita ad una vera programmazione territoriale, al fine di non essere travolti dalle emergenze, come è successo recentemente, e per lo sviluppo sostenibile che renda più sicura la regione. Detto, fatto, l'Unione Veneta delle Bonifiche ha messo in campo 3 protocolli d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni, con l'Unione Regionale delle Province Venete e con la Protezione Civile Regionale. Cronache Trevigiane fa il quadro dei temi trattati, ma soprattutto in questa puntata cercherà di raccontare il ruolo di questi attori, cominciando proprio dalla Bonifica Veneta. Sentiamo allora il presidente Giuseppe Romano. Il ruolo della bonifica in Veneto è importante perché noi gestiamo 26.000 km di canali, noi gestiamo praticamente tutti quanti i canali minori, e questo è di fondamentale importanza per la sicurezza idraulica del Veneto. Il nostro ruolo è quello di manutentare e di gestire le opere, e su questo chiediamo un contributo ai nostri contribuenti. Quindi la parte importante e fondamentale per la sicurezza idraulica del Veneto. Le recenti alluvioni hanno comunque dimostrato che il sistema delle bonifiche ha retto. Il sistema delle bonifiche a Veneto ha retto. Però evidentemente bisogna continuare in questo tipo di percorsi, in questo tipo di investimenti, in questo tipo di prevenzione, perché prevenire costa molto meno che poi pagare i danni. Quindi noi pensiamo che sia indispensabile continuare sulla strada della prevenzione, ciò che abbiamo fatto per anni e che vorremmo continuare a fare anche nei prossimi anni. Programmazione e prevenzione sono le parole d'ordine per il futuro. L'Unione Veneta delle Bonifiche ha ben chiare le priorità dalle quali non si può prescindere. Credo sia importante una serie di casse di laminazione sul Bacchiglione, una serie di casse di eliminazione che si sta portando avanti su Livenza e una serie di casse di eliminazione che sta portando avanti sul Muson. Le casse di eliminazione servono come bacini, diciamo, programmati per esondare. Nella sostanza questi bacini sono delle aree che vengono esondate a comando, nel senso che quando si arriva a un certo limite di portata del fiume queste casse vengono riempite d'acqua, così facendo si diminuisce la pressione dell'acqua sul fiume stesso. Prima di ascoltare il pensiero di chi gestisce a livello regionale la Protezione Civile, onoriamo una rubrica di Cronache Trevigiane che ci insegna a conoscere meglio le eccellenze vitivinicole di casa nostra. A voi la sigla di Vinovità. Il vino di oggi è Sasserre Rosso 2005. Siamo nella DOC Montello e Colli Asolani e l'azienda è la Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani. Siamo a Montebelluna, in provincia di Treviso, un'espressività importante del nostro territorio. Il colore. Il cuore è certamente rubino, concentrato. Belli anche questi riflessi granati, gli archetti fitti e persistenti, informazioni positive visive. Proviamolo al naso. Al naso, certamente, profumi legati al mondo della frutta rossa. Amarene, ribes. Bella anche questa tostatura finale, molto delicata ed elegante, assieme a un leggero profumo di vaniglia. Informazioni positive all'impatto olfattivo. Proviamolo in bocca. La bocca è certamente importante ma bilanciata. Belle queste evoluzioni legate al mondo dei frutti con questa tostatura e vaniglia finale. Certamente un vino ambizioso, elegante, che potremo abbinarlo ad un importante, magari, secondo piatto, un arrosto di vitello con un buon olio di cottura. Evviva e buon appetito!
Oggi vi voglio presentare un vino dolce prodotto da uve Raboso Passito. Siamo nell'area Piave ed è evidente che questa tecnica di appassimento ha una sua grande storia, legata anche all'amore alla terra. Il produttore è Giorgio Cecchetto. Il colore è impenetrabile. È un colore rosso rubino, molto intenso, molto importante per quello che si è ricavato. Il valore degli archetti lo denota con questa presenza dell'alcol, con queste discese molto lente che chiaramente poi determinano la presenza degli zuccheri. Il naso è ricco, il naso è intenso, il naso è complesso di questi aromi secondari e terziari. Il naso ci prospetta tutta questa confettura di piccola frutta, ma nello stesso tempo anche questa frutta matura che ci porta alle ciliegie. Nello stesso tempo penso anche al mirtillo, ma nello stesso tempo penso anche al tamarindo. Viaggia in questi valori terziari della vaniglia, viaggia in questi valori terziari che ci portano alle spezie piccanti. Il gusto è avvolgente, dolce, vibrante, motivo per cui questa morbidezza sia dettata sì dagli zuccheri ma nello stesso tempo anche da questa bella vibrazione dei tannini. Io l'abbinerei con dei tortini di frutta, di piccola frutta rossa, o nello stesso tempo anche con dei dolci al cioccolato. Servizio 14-16 gradi. Il patto per il territorio richiesto dall'Unione Veneta delle Bonifiche ha trovato d'accordo anche l'assessore regionale Daniele Stival, con delega proprio alla protezione civile. Sentiamo la sua analisi. Quello che emerge da qui è l'importanza di fare regia comune in questi interventi. Ciò che è certo è che il clima ormai si è tropicalizzato, con precipitazioni molto concentrate che mettono a rischio un territorio già gravato da una urbanizzazione a volte selvaggia. In 5 mesi abbiamo avuto 3 momenti di emergenza importante, è stato novembre, la vigilia di Natale e marzo. È bastata anche la pioggia della settimana scorsa di una unica giornata per creare problemi. Questo significa che il territorio è delicato ed è in un equilibrio instabile, dove ovviamente ha bisogno di manutenzione. Dall'altra comunque il clima è cambiato e quindi ci sono forti precipitazioni concentrate nel tempo e quindi l'esigenza comunque che l'emergenza debba essere, ci si debba rispondere in modo pronto ed efficace. La ricetta è quindi quella di ridurre le troppe autorità che intervengono sulla questione acqua. Eliminare qualche ente di troppo che ovviamente crea magari più ostacoli che dare poi risposte al territorio, per cui che la regia ci sia attraverso la regione e poi il territorio con quegli organi capaci, competenti, storici del territorio si faccia poi l'esecuzione di ciò che serve per il territorio stesso. Tra poco sentiremo altri punti di vista sull'appello lanciato dall'Unione Veneta delle Bonifiche. Ora sentiamo però al convegno della FIPE di Treviso, intitolato I diritti ed i doveri dei controllori e dei controllati nelle attività di pubblico esercizio, cosa è emerso. La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Treviso, in collaborazione con la FIPE Nazionale e Confcommercio Unascom Treviso, ha organizzato un'interessante tavola rotonda che ha avuto come tema i diritti e i doveri dei controllori e dei controllati nelle attività di pubblico esercizio. Presenti a questa occasione di confronto, i vertici locali e nazionali di FIPE e i massimi esponenti delle forze dell'ordine e degli enti preposti al controllo delle direttive. La parola al presidente di FIPE Confcommercio Treviso, Franco Zoppè. I controllati e i controllori, quindi vuol dire che noi diremo le nostre e loro dovranno dire magari sui fatti che verranno esaminati durante la tavola rotonda, quello che deve portare a un buon risultato il convegno. Una considerazione del presidente di Confcommercio Unascom Treviso, Guido Pomini. I presupposti per una buona applicazione della legge è quella proprio di avere ottime relazioni con chi deve controllare, e Confcommercio da sempre su questa strada lavorando, e credo che anche oggi questo convegno, con la partecipazione dei relatori importanti che ha, sia un segnale chiaro. A condurre il confronto è stato il direttore generale FIPE Edison Mariva. Ecco una sua analisi. Noi siamo qui oggi a Treviso proprio per vedere se si riesce a trovare una forma di collaborazione che consiste nel far rispettare le norme, nel rispettarle, ma anche nell'avere un rapporto di reciproco rispetto
per salvare la dignità dell'impresa. Tutti auspicano una maggiore collaborazione e intesa tra i controllori e i controllati, ossia tra enti e forze dell'ordine da una parte ed esercenti dall'altra. Un desiderio espresso dagli stessi comandanti. Sentiamo ai nostri microfoni Giovanni Favaretto e Claudia Pascucci, rispettivamente di Polizia Locale e Guardia di Finanza. Una collaborazione tra controllori e controllati in una sorta di sinergia verso il consumatore, sia dal punto di vista della tutela che noi dobbiamo garantire, sia dal punto di vista della responsabilità e dell'autoresponsabilizzazione che i pubblici esercenti devono avere nei confronti dei propri clienti. Ecco, io credo che quindi oggi debba essere affrontato correttamente il rapporto che deve esistere fra controllori e controllati, ma secondo me anche fra i pubblici esercizi e i clienti. Anche l'Unione delle Province Venete ha firmato un protocollo d'intesa con la bonifica regionale. A siglarlo c'era il presidente Leonardo Muraro. Le province sono direttamente coinvolte, per cui attori principali in questa squadra che mi auguro si costruisca già da oggi con Regione del Veneto, province e comuni, assieme all'Unione delle Bonifiche Venete, coordinata assieme alla Protezione Civile per fare interventi di programmazione, per fare interventi di prevenzione. Intervenire come prevenzione significa ovviamente risparmiare delle risorse importanti e non creare disagi ai cittadini. Per il presidente dell'Unione delle Province Venete l'obiettivo è chiaro. L'obiettivo è quello di rafforzare la cultura dell'intelligenza della programmazione consortile per quanto riguarda la raccolta delle acque e soprattutto all'interno dei nostri PTCP, dei PAT e del grande piano di coordinamento regionale per la pianificazione urbanistica, aver il coraggio di fare delle scelte forti di prevenzione tutelando quelle che sono le aree di raccolta delle nostre acque. I numeri della bonifica veneta sono davvero importanti ed interessanti. Tra poco, dopo la pausa, ci penserà a snocciolarli il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, Andrea Crestani.